se volete farvi leggere e soprattutto che la gente abbia attenzione per voi, che la City finanziaria abbia attenzione per voi in generale, dovete diventare uomini da one page. Cosa vuol dire one page? Beh, il pedigree di questa espressione ce l'ha Simone Bruniera, analista finanziario di Banca Finit, che ringrazio, bravissimo, che ringrazio su questo. E si stava ragionando, facendo dei ragionamenti su come vengono visti i dati che le aziende passano alla City finanziaria in generale. One page significa che devi essere in grado di racchiudere in una pagina quello che vuoi trasmettere, richiesta di qualsiasi genere alla City finanziaria. One page perché le persone non hanno tempo. One page perché le persone importanti, soprattutto che prendono decisioni, soprattutto devono avere tutto quanto in una pagina. Se non è in una pagina, lo passano. E quindi non è più nella scrivania giusta, probabilmente. Quindi one page è una regola che sarà fondamentale nella mia vita, ma nella vita deve diventare fondamentale per tutti. Se vuoi essere attenzionato, diventa one page quando comunichi nella City finanziaria, perché si parlava di questo, ma in generale one page, non papiri prolissi che la gente non prende neanche in considerazione e fa leggere a terzi, quarti, eccetera, eccetera, persone che poi sono lontane dalla scrivania dove interessa a voi. Avete sempre seguito la regola della one page? La trovate interessante la regola della one page? È un'altra perla importante di praticità che Mirko Gasparotto vi dà nei suoi 2 minuti di gas. E farò dei commenti interessanti sulla one page, Simone, perché mi piace moltissimo questo argomento della one page e lo introdurrò in una puntata di Gascafè, perché le persone più performanti sono e meglio è. E per essere performanti, in questo caso, one page, quante mail non avete letto, quante mail non avete risposto, o PowerPoint, o documenti allegati che vi hanno mandato che non avete risposto, semplicemente per la lunghezza di quello che vi hanno mandato. Se diventate one page, questo non succede più. Ciao!